E rieccoci sul canale Sanity Boys e rieccoci con le trailer reaction, un po' che non uscivano, anche perché un po' che non uscivano trailer degni di una trailer reaction. E siamo qui con la trailer reaction di Bad Boys for Life, terzo film della trilogia che diventerà una quadrilogia perché è già annunciato un 4 di Bad Boys. E andiamo a vedere questa trailer. La canzone era ovvia. Vabbè, allora diciamo che comunque 23 gennaio 2020, bene, diciamo che i primi due film di Bad Boys non è che erano trama complicata e intrecci narrativi incredibili e in più il regista era Michael Bay. Esplosioni a minchia quando capitava. Io penso che la trama sia sempre quella. Cioè, Miami, droga, devono... Io, allora, per quanto riguarda... Questo... Non ho trovato niente di nuovo, cioè mi ricordo gli altri due, sono a posto, e cosa c'è di nuovo in questo film qua? Cioè, l'unica cosa che ho notato è che Martin Lawrence è il triplo di... Se non... di quello che era in Bad Boys 1, cioè in Bad Boys 1 aveva un fisico normale, insomma, e qua è... Sembra Mark Henry, ha visto fin qua? No, comunque, a parte scherzi, Mark Henry che è molto... Sì, scusate. Martin Lawrence che è molto ingrassato, si vede, e non per il... per la parte, comunque, ecco, ripeto, è un film che alla fine è sempre la solita trama, Miami, uno che ha la partita di droga, e contrabbando di droga, e loro non vogliono che la droga... esplosioni e vai, cioè...
Vabbè, comunque l'unica cosa che sono contento di vedere Martin Lawrence e Will Smith insieme, perché sia in Bad Boys 1 che in Bad Boys 2, non essendo grandi film, comunque avevano una buona chimica. Martin Lawrence che torna al cinema in film importanti, perché l'ultimo film, cioè, ha fatto Big Mama, il sequel, il 2011, il successone, poi ha fatto un film nel 2014, uno del 2019, che non ha avuto grande successo, e questo, cioè questo è l'ultimo film degno di nota. Vedremo, io lo vedrò perché ho visto gli altri due, non mi aspetto niente, anzi secondo me sarà anche un film abbastanza pacchiano. Comunque scrivete nei commenti cosa pensate di questo film. L'unica cosa è che Michael Bay non è, ho letto che Michael Bay non è regista, e questa secondo me è una cosa buona, co sì, cosa buona che alla fine ho visto che le scene sono sempre quelle. Pagina Facebook futuristica, iscrivetevi al canale qua se vi è piaciuto il trailer, se mi ha fatto ridere, se andate a vedere il film. Ci vediamo alla prossima puntata con gli Insanity Boys e i film nuovi fatti bene con effetti speciali molto belli. 3, 2, 1, delete. Basta!